Un ordine del giorno che impegna il sindaco e l'amministrazione comunale dell'Aquila ad elaborare un piano di abbattimento graduale delle unità immobiliari dei progetti Case MAP, nella misura e con le modalità derivanti da valutazioni di carattere urbanistico, sociale e demografico. La proposta, a 7 anni dal sisma, arriva dal capogruppo del PD in Consiglio Comunale Stefano Palumbo. Troppo costosa la sua gestione per le casse comunali, il primo degli argomenti. Ad oggi il Consiglio Comunale, attraverso questo ordine del giorno, chiede all'amministrazione attiva di fare valutazioni tecniche, quindi supportate dagli uffici, da tutte le informazioni a disposizione, per valutare l'opportunità e quindi la misura attraverso il quale intervenire. D'accordo sui banchi dell'opposizione il consigliere di appello per l'Aquila Ettore Di Cesare, nemico giurato di Bertolaso e Berlusconi, i demiurghi del progetto Case. Ma comunque diciamo che questo dibattito sull'abbattimento dei progetti Case, che è stato proposto dal capogruppo del PD, mi fa piacere che abbiano cambiato idea, visto che il sindaco nel 2011 diciamo che difendeva gli insediamenti dei progetti Case e soprattutto le loro localizzazioni, dicendo che era un modo per riqualificare le periferie. Inevitabile ridimensionare il progetto Casa anche per Guido Quintino Liris di Forza Italia, che però precisa ciò non sia solo una risposta alle richieste dei grandi immobiliaristi aquilani preoccupati dall'eccesso di offerta di appartamenti a basso costo. Non vorrei che questo tipo di indicazione venisse proprio da queste lobby, proprio per questo motivo in Consiglio Comunale e in Commissione si dovrà arrivare a una programmazione che tenga conto delle esigenze sociali del territorio aquilano, che tenga conto delle programmazioni, che tenga conto del fatto che alcune situazioni sono importanti in maniera strategica perché vicine a dei poli universitari, alcuni altri poli sono importanti perché possono dare la possibilità, come hai detto tu, alle fragilità sociali di avere una risposta, quindi una nuova possibilità di case popolari fornite dal dopo sisma, ma lì dove c'è il rischio di farle diventare dei centri, delle situazioni, dei ricettacoli di emarginazione e delinquenza, magari si possono fare delle riflessioni sul abbattimento o non abbattimento. È necessaria una programmazione anche in funzione della ricostruzione del centro storico e delle frazioni. Scie chimiche e crocifissi, temi senz'altro originali in non di normale amministrazione, oggi in Consiglio Comunale all'Aquila. A imporre al dibattito la questione delle scie chimiche, provocando l'indignazione della comunità scientifica che le considera una clamorosa bufala, il consigliere del Centro Democratico Ermanno Giorgi, con un ordine del giorno che chiede al sindaco di chiedere spiegazioni al governo e di far luce su questo complotto planetario volto ad avvelenare i cieli con quelle che non sono, assicura Giorgi, normali scie di condensazione degli aerei. Noi abbiamo chiesto al governo, vorremmo chiedere al governo, che cosa sono tutti questi aerei che non sono né aerei militari in addestramento e né aerei civili, perché lo si vede ad occhio nudo, bastava vedere ieri che era successo qui all'Aquila. Qualcuno mi ha detto: ma l'hai chiamato tu? No, non l'ho chiamato io, non ho contatti col presidente della NATO. Ora, se questi aerei che circolano e che non sono e che non formano scie di condensazione, che quelle si formano a meno 40 gradi a 8.000 metri, che cosa fanno? Perché tutti qui stiamo parlando? Ma chi e perché dovrebbe irrorare i nostri cieli, appunto, di queste scie? Appunto, lei me lo spieghi perché? Lo dovrebbe spiegare lei. Io lo so. Lo so, cioè che c'è, sapete tutti che c'è un accordo NATO, un accordo firmato dall'Italia nel 2001 che durerà fino al 2025, che sta sperimentando le modificazioni del clima. Ad assistere ai lavori d'aula anche Celso Cioni, direttore regionale di Confcommercio. È arrivato in aula con un crocifisso in segno di protesta per la bocciatura dell'ordine del giorno del consigliere Roberto Tinari, che aveva chiesto che nell'aula fosse presente il simbolo della cristianità. È una manifestazione di identità e sono dispiaciuto di questa decisione del Consiglio Comunale, che in maniera immotivata e incomprensibile ai miei occhi ha deciso di non far essere presente in aula e nelle scuole della nostra città il crocifisso, che è un simbolo identitario della nostra civiltà.
raffica questa mattina a Villa Giolia mentre era in corso il Consiglio Comunale dell'Aquila. Il problema dei parcheggi che dovrebbero servire il Palazzo di Giustizia sta diventando sempre più pesante. Le macchine, infatti, arrivano ad occupare sia lo spazio antistante Villa Gioia, dove un tempo c'era la scuola Mazzini, che il cortile stesso della sede comunale. Alcune sui posti riservati ai disabili addirittura, altre con parcheggi selvaggi sui marciapiedi. Fatto sta che tra Tribunale e Consiglio Comunale stamattina c'era il caos e i vigili della Polizia Municipale dell'Aquila hanno deciso di adottare la linea dura elevando diverse contravvenzioni agli automobilisti più indisciplinati. I lavori per i parcheggi al Tribunale sono in corso, ma la problematica davvero sta diventando ingestibile. Sono stati consegnati oggi a Confindustria gli attestati ai 15 frequentatori dei corsi per addetto alla logistica, alla gestione di magazzino e abilitazione all'uso del carrello elevatore. Tra questi, 6 hanno già trovato impiego. L'iniziativa, promossa dal comandante militare dell'esercito per l'Abruzzo, il generale di brigata Rino De Vito, fa parte del progetto Sbocchi Occupazionali, che comprende un ampio ventaglio di attività volte a facilitare il reinserimento nel mondo del lavoro dei giovani volontari che hanno trascorso un periodo più o meno lungo nelle forze armate. Obiettivo principale di questo servizio è quindi di permettere ai volontari di effettuare una ricerca occupazionale consapevole e mirata, con maggiori probabilità di successo, soprattutto attraverso i colloqui di orientamento al lavoro e l'incontro con le imprese, il cosiddetto matching. Gli ex militari che aderiscono al progetto possono vantare quasi sempre una provata esperienza a lavorare in team e in condizioni difficili, sia in ambito nazionale che internazionale. Il progetto, coordinato a livello nazionale dal Segretariato Generale della Difesa e a livello regionale dalle sezioni collocamento ed aeroformazione operanti all'interno dei comandi territoriali dell'Esercito, può contare sulla collaborazione degli enti locali, in particolare la Regione Abruzzo, che ha iscritto il corso a catalogo dei centri per l'impiego, delle camere di commercio, di molte associazioni di categorie e aziende con cui sono state stipulate convenzioni operative e protocolli d'intesa, al fine di favorire l'accesso dei volontari, stage, tirocini formativi, corsi di formazione. Per la riuscita del corso hanno contribuito gli insegnanti e docenti della Q110 Officina di Alta Formazione e le aziende del gruppo Pingue Fattorie e Fioravanti Supermercati per lo svolgimento dei tirocini pratici presso i punti vendita di Sulmona, Raiano e L'Aquila. Dal 2012, anno del mio insediamento al Comando Militare Esercito Abruzzo, abbiamo perseguito in queste iniziative, ovviamente per agevolare il collocamento dei giovani nel mondo del lavoro, dei giovani volontari congedati senza demerito, ma questo è per garantire loro una possibilità al termine del servizio espletato in Forza Armata, coscienti che comunque siamo in una situazione di quadro congiunturale sfavorevole per quanto riguarda il mercato del mondo del lavoro. Quindi tutte le iniziative che possono essere perseguite dalla parte dell'amministrazione, dell'esercito in particolare, quale maggior azionista del sistema difesa, vengono perseguite con dinamismo, coscienti però di quello, come avevo detto prima, del quadro congiunturale sfavorevole. La partita con il Tutto Cuoio rappresenterà un nuovo spartiacque decisivo verso la permanenza in Lega Pro. L'Aquila ne è cosciente e spera che una volta per tutte il pubblico del Fattori aiuti i ragazzi di Perrone, reduci dal blitz di Savona e da settimane di buone prestazioni. Per provare ad affollare gli spalti, sabato pomeriggio il club aquilano ha deciso di promuovere una nuova iniziativa per gli abbonati dei settori tribuna e curva. I dettagli li spiega ai nostri microfoni il direttore generale dell'Aquila Calcio, Fabio Guido Aureli. Sì, l'iniziativa sostanzialmente è rivolta a tutti gli abbonati ai quali la società ha voluto offrire un biglietto prepagato, quindi un ringraziamento a tutti i soci dell'Aquila Calcio, compreso lo sponsor Riso Iannini, che è stato anche un po' l'artefice durante una riunione di un'iniziativa del genere. E noi operativi poi abbiamo sviluppato l'idea e abbiamo voluto premiare gli abbonati che ci hanno dato fiducia a luglio, ad agosto, quando ancora navigavamo un po' a vista senza alcuna certezza per quanto riguarda le nostre sorti, e queste persone invece hanno espresso un desiderio di fiducia incondizionata alla società. Quindi oggi la società vuole premiare questi abbonati e vuole regalare loro un biglietto che ci auguriamo possa essere donato a chi coloro è sportivo ma da tempo non torna a vedere l'Aquila Calcio. Quindi un'iniziativa che vuole richiamare a sé i sportivi aquilani che debbono necessariamente in questo momento sostenere la squadra,
che sta vivendo un momento particolare da un lato, ma sicuramente i ragazzi stanno dimostrando un grande attaccamento, anche reduci da prestazioni secondo noi importanti, vedasi anche l'ultima vittoria fondamentale a Savona. Intanto la truppa del tecnico Perrone sta ultimando la preparazione per la sfida di sabato al Tutto Cuoio. È in miglioramento la caviglia del difensore centrale Emanuele Pesoli, che alla fine potrebbe stringere i denti ed essere in campo. In ogni caso è pronto a rientrare dall'inizio a gara in corso Giordano Maccarrone. In attacco tutto lascia pensare ad una conferma del tridente di Savona con De Sousa e San Domenico ai lati di Perna. Difficile invece che Ceccarelli sarà della partita. In settimana l'ex Lazio ha accusato problemi al flessore e al massimo dovrebbe accomodarsi in panchina.